Ciao, questa sono io, mi chiamo Artemisia. Ho voluto fare un ritratto di me stessa, ma soprattutto della passione della mia vita, la pittura. Mio padre, Orazio Gentileschi, da tanti anni è un pittore molto affermato. Un giorno ho provato a usare colori e pennelli e, a poco, la mia mano è diventata sempre più esperta. Roma, nel 1600, era un grande centro artistico, ma non era facile per una donna fare la pittrice. Mio padre si rese conto che il mio talento non poteva andare sprecato e mi affidò a un maestro. Scelse Agostino Tassi, un tipo poco raccomandabile, però molto apprezzato. L'esperienza fu terrificante. Dopo apprezzamenti volgari e gesti sempre più incontrollati, fui costretta a subire uno stupro. Dopo questa vicenda, la mia vita non fu facile, perché decisi di affrontare un processo molto pesante. Poi dovetti accettare un matrimonio riparatore, cambiare spesso città, ma davanti a tutte le difficoltà ho sempre messo il mio impegno per affermare la mia professione e per denunciare, soprattutto attraverso l'arte, le ingiustizie a cui spesso la società condanna le donne. Questo autoritratto mi rappresenta con la palma, simbolo di martirio. Invece qui ho rappresentato un'altra donna della vicenda tormentata, Caterina d'Alessandria, poi divenuta santa, condannata dall'imperatore a morire con il supplizio della ruota dentata. Per realizzare i miei primi dipinti, ho preso ispirazione dalla Bibbia, per esempio dalla vicenda di Susanna raccontata nell'Antico Testamento. La giovane viene sorpresa al bagno da due vecchiardi, amici del marito, e costretta a soddisfare le loro brame. Susanna resiste, ma viene accusata di aver commesso adulterio con un giovane amante. Sarà poi il profeta Daniele a portare alla luce la verità. Ancora più simile alla mia esperienza, invece, è la storia di Giuditta. Giuditta era entrata di nascosto nell'accampamento nemico, fingendo di voler sedurre il tiranno Assiro Oloferne. Invece lo aveva ubriacato e una volta addormentato, con l'aiuto della serva Abra, gli aveva tagliato con forza la testa per mostrare ai soldati, così l'esercito era fuggito. Il destino del suo popolo era tutto nelle sue mani, come i pensieri di Oloferne. La confusione, il terrore, il mondo divenuto incontrollabile. Sì, era qualcosa che conoscevo. Quella parte ero in grado di farla. Ho anche rappresentato con drammaticità il seguito della vicenda, mostrando l'istante in cui le due donne lasciano la tenda di Oloferne, con la paura di essere sorprese dai soldati assiri. Abra sostiene la cesta, con la testa del tiranno, e Giuditta, ancora tesa e preoccupata, con una mano in pugno alla spada del delitto, mentre con l'altra sembra voler trattenere la serva. Purtroppo Giuditta è stata costretta a ricorrere anche all'inganno per salvare se stessa e il suo popolo, ma con forza d'animo non si è resa di fronte alle difficoltà. Vicende come quelle di Artemisia e delle protagoniste dei suoi dipinti accadono troppo frequentemente nei nostri giorni. Spesso per esprimere la propria virilità o per rafforzare la propria superiorità, gli uomini, soprattutto quelli dotati di scarso potere socio-economico, usano violenza contro le donne. La violenza è uno strumento di oppressione e controllo impiegato soprattutto quando l'autorità maschile viene sfidata, ma costituisce una grave violazione dei diritti umani e produce effetti negativi a breve e lungo termine. Sono ancora troppe le vittime, inoltre solo il 15-16% degli episodi di violenza viene denunciato, nonostante le iniziative di sensibilizzazione e negli interventi normativi. Restano delle lacune nella protezione delle vittime, soprattutto dopo la presentazione della denuncia. L'invito è ancora una volta a non arrendersi, a denunciare e non subire ingiustizie, per non lasciare nell'ombra le proprie capacità. La vicenda biografica e artistica di Artemisia Gentileschi divenne un esempio da seguire.